Nella 20ª giornata del girone B dilettanti, l'ACMA Ravenna supera il Cavriago con il punteggio di 69-67. Ottima partenza per i giallorossi, che raggiungono il loro massimo vantaggio nel secondo quarto con Davoglio, portandosi sul 36-21. Ma complice l'infortunio di Pappalardo e il progressivo rientro in partita dei Veneti, il Cavriago riesce a pareggiare 59-59 con Cervi al 38° minuto. Nei minuti finali, due canestri di Davoglio e una marcatura di Carichiello regalano due punti all'ACMA. Ora i ragazzi di Ciocca sono attesi mercoledì a Caorle e domenica con la Conad SG Budrio. Abbiamo fatto i primi 15 minuti assolutamente perfetti, dove non avevo dato mai punti di riferimento alla difesa di Cavriaro, abbiamo difeso bene su due giocatori pericolosi. Abbiamo contato la partita agevolmente, poi non vi nascondo che l'infortunio di Pappalardo ci ha condizionato, uno perché stava giocando benissimo ed era un giocatore per caratteristiche tecniche e fisiche che soffriva maggiormente Cavriaro, due per il fatto che purtroppo è stato interessato al ginocchio, non sappiamo quale, non possiamo dire con lo stesso ginocchio operato, per cui un po' di pressione c'è, da lì un po' questo contraccolpo, un po' abbiamo fatto quello che non volevamo fare, quello che vi avevo detto in serie di commento alla partita, siamo adeguati a quello che è il modo di giocare di Cavriaro, quindi non abbiamo più attaccati in attacco e in difesa, abbiamo iniziato a giocare ai loro ritmi, ci hanno divertito rallentando i ritmi, poi un po' qualche canestro onestamente ottimo, di ottima fattura loro, qualche canestro onestamente anche abbastanza fortunoso. E poi siamo nervositi, abbiamo iniziato a avere la faccia non buona, ho detto ai miei giocatori, nel terzo quarto avevamo la faccia non di una squadra che vuole vincere, ma di una squadra che è impaurita. E poi invece è cambiata nell'ultimo quarto, dove abbiamo letto in difesa, poi Davoglio ha fatto due cose importantissime l'ultimo minuto e mezzo, poi vabbè, poi in due punti penso che relativo a un controllo della partita con un minuto, e anche Ernesto Carichiello, al di là della percentuale orribile dei tiri liberi, ha fatto delle cose importanti di grande adrenalina nel momento decisivo.